Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match. Ancora una puntata articolata in più argomenti questa sera, ma in particolare, Ermanno, questa sera iniziamo parlando un po' di quello che è avvenuto nell'ultima settimana a livello diciamo internazionale, l'esito del voto in Francia che arriva, diciamo così, permettetemi il passaggio di rimbalzo a quello che è stato il voto europeo, con Macron che ha deciso appunto di rimandare i francesi al voto e poi anche con quello che è stato il vertice della NATO, il vertice per i 75 anni della NATO che è stato ospitato a Washington e che, diciamo così, ha nuovamente aggiornato quelle che sono i sussidi e gli aiuti per l'intervento in Ucraina. Io la riunione della NATO l'avrei fatta a Londra, per esempio, sarebbe stato molto più semplice, molto più facile, ma naturalmente abbiamo un presidente americano che fa fatica a, diciamo, trovare il senso dell'orientamento, e di conseguenza l'hanno fatta a Washington per aiutare naturalmente il nostro presidente imperatore degli Stati Uniti. E questo è un altro bel argomento che affronteremo più volte prima delle elezioni dell'America, perché l'America è una crisi mai vista prima per i personaggi che propone per il menù politico che propone ai cittadini americani, e peraltro siamo anche noi cittadini americani che apparteniamo sempre allo stesso gruppo, di conseguenza, solo che siamo un po' succubi delle iniziative degli Stati Uniti, che spesso non considerano sufficientemente le capacità dell'Europa, e l'Europa è giusto che si organizzi in maniera diversa e del tutto indipendente, e ne parleremo prossimamente. Ma quello che è successo a Macron è questo leader politico francese che per certi aspetti ha preso anche delle iniziative che sono positive in alcuni momenti della sua politica, ma improvvisamente ha dato, diciamo, ha fomentato le nuove elezioni. E in questo senso abbiamo due ospiti. Abbiamo due ospiti. Sì, che ci aiutano un po' a capire o comunque a indagare quello che è accaduto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane tra la Francia appunto e l'Europa. Saluto in studio, lo ringrazio, Alberto Ruggin, buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi, è il portavoce di Più Europa a Padova, e ringrazio in studio Roberto Pavanello, buonasera. Buonasera, grazie anche a lei di essere qui con noi, dell'associazione Schierarsi, sezione di Padova. Dopo ci spiegherà chi siete e come vi state muovendo, visto che è una nuova realtà che si è appena costituita. Allora, Ermanno, Macron dopo il voto europeo si è trovato di fronte a un bivio. Aveva la destra francese che... Si è trovato di fronte a un imprevisto del tutto unico. Aveva sottovalutato quello che era l'importanza della destra, ma soprattutto quello che è stato il disorientamento degli elettori francesi. Gli elettori francesi, come gli elettori italiani, sono trovati di fronte a una situazione che era pressoché imprevedibile. Non avevano nessuna voglia di andare a votare, e non vedevano neanche un'opportunità di tornare al voto, perché già avevano letto, le elezioni erano già state fatte, bastava soltanto che la politica andasse nel verso giusto per quelli che erano gli interessi francesi ed europei. Questo non è stato fatto da Macron, è interpretato male, siamo andati alle votazioni e alla prima votazione ci siamo accorti che la destra aveva la maggioranza. Ma non aveva la maggioranza di tutti i votanti, aveva la maggioranza di quella parte degli elettori che era andata a votare, perché erano andati a votare soprattutto gli elettori interessati alla destra, quegli altri invece non avevano nessun interesse. E nella seconda fase, che avviene invece l'accorpamento di tutta una parte della Francia che è contraria alla destra e che ha portato a queste elezioni, che a queste elezioni però non ha portato a nessun risultato, perché all'interno della
delle elezioni di tanti partiti, che nessuno dei singoli partiti ha la maggioranza come ce l'ha invece la destra, quindi l'importante è che si mettano d'accordo, se no i francesi torneranno alle elezioni e probabilmente la prossima volta la cosa non sarà esattamente come è andata in questo momento in Francia, quindi è probabile che la destra avanzi proprio per la stanchezza di una politica non gestita bene dalla Francia. È la stessa cosa che succede in Italia. Allora con noi appunto abbiamo Alberto Ruggini che ci darà un input in questo senso e poi passeremo al prossimo contributo. Io sono d'accordo in alcune cose che lei ha detto, nel senso che secondo me non bisognava ragionare distinto, andare subito dopo le elezioni europee che hanno visto sicuramente un avanzare di una certa destra a livello europeo, non c'era la necessità di andare in quel momento lì al voto in Francia, quindi secondo me c'è stato un ragionamento molto istintivo, molto di pancia da parte di Macron. Io non l'avrei fatto, anche perché il suo partito aveva una maggioranza importante nel Parlamento francese, aveva ancora 3 anni davanti per poter governare la Francia. Adesso si trova di fronte a una situazione dove l'instabilità padroneggia in questo momento, quindi non sarà facile trovare un accordo. Non sono d'accordo non sul solo, fatto ma che... questa instabilità è peggiore dell'instabilità prima del voto. Certo, poi non sono d'accordo sul fatto che i francesi non avessero voglia di andare a lavorare a votare, perché sia il primo che il secondo turno hanno visto il record di affluenza alle urne rispetto agli ultimi 20 anni, quindi non c'è solo al primo turno gli elettori di destra che vanno a votare, sono andati a votare un po' tutti i francesi. Al secondo turno poi c'è stata questa, si chiama desistenza, si chiama questo accordo tra tutte le forze che è tradizionale ormai abbastanza in Francia, dove ci si mette d'accordo per fermare un certo tipo di destra. Non sono neanche d'accordo sul fatto che questa destra prima o poi avanzerà ovunque, proprio perché c'è una cultura in Francia, che magari in altri paesi come in Italia c'è, dove alla fine i partiti repubblicani, sia anche di centrosinistra ma anche di centrodestra, i neogollisti, i repubblicani, si coalizzano e fanno vincere il candidato di turno di quel momento, che può essere un socialista, l'hanno fatto con Hollande, l'hanno fatto con Macron, lo fecero ancora prima quando c'era Le Pen padre. Ricordiamoci che il Front National, che adesso si chiama appunto in un altro modo, è andato al ballottaggio negli ultimi 20 anni 4 volte e per 4 volte i francesi gli hanno detto di no. È sempre arrivato a un 30-35%, ma mai oltre. Anche alle prossime elezioni presidenziali probabilmente faranno un buon risultato, ci sarà un altro candidato, non si sa se sarà socialista, se sarà repubblicano, difficilmente sarà macroniano, quindi della parte liberale democratica, che a mio avviso aveva il diritto e dovere di continuare a governare altri 3 anni e magari anche riparare agli errori fatti di una certa politica francese, perché così poteva anche riacquistare il consenso. Così sarà ancora più difficile. Fatto sta che i francesi hanno detto questo tipo di destra noi non lo vogliamo, non l'hanno detto solo questa volta, l'hanno detto anche le ultime 3 volte che Marine Le Pen si è candidata e l'hanno bocciata alla carica di Presidente della Repubblica Francese. Se lei vorrà candidarsi ancora per la 4ª volta alla carica di Presidente della Repubblica Francese, penso che Marine Le Pen sappia già il risultato abbastanza scontato. Non si sa mai, poi nella politica tutto è possibile. Roberto Pavanello. Beh, io credo che quello che è successo in Francia sia anche un po' figlio delle ultime elezioni europee. Se noi ci ricordiamo bene, sia Macron che Scholz erano intenzionati a mandare le nostre truppe a combattere in Ucraina e i francesi, per quello che diciamo, posso dire io a livello personale, non volevano la guerra. Certo che se per evitare la guerra devi votare l'estrema destra, diciamo che la cosa diventa un po' imbarazzante. Ciò ha portato a una situazione di stallo che, se da un lato Macron ha avuto il coraggio di sciogliere l'Assemblea nazionale e arrivare, diciamo così, al voto, da un altro si crea una situazione di stallo dalla quale, almeno lato mio, non vedo a breve periodo una soluzione. Dirò di più, che sono molto contento del risultato di Mélenchon solo per via del fatto delle sue posizioni filo-palestinesi, e mi ha fatto molto piacere la sera dei risultati vedere tante bandiere della Palestina in piazza, ok? Perché tra le sue intenzioni c'è quella, come ha fatto poco tempo fa il premier spagnolo Sanchez e anche la Norvegia, quella di riconoscere lo Stato palestinese. Quello che capiterà domani, credo che neanche avendo la sfera di cristallo si possa... Certamente. Allora, diciamo, passiamo al primo contributo. Macron
ferma Le Pen, ma l'incognita governativa rimane. Emmanuel Macron ha vinto la scommessa riuscendo a chiudere la strada al Rassemblement National di Marine Le Pen, anche se il nodo della governabilità in Francia è tutt'altro che risolto. Il secondo turno delle elezioni legislative francesi ha consegnato una vittoria storica al nuovo Fronte Popolare, la coalizione dei partiti di sinistra, arrivata prima con 182 seggi, seguita dall'area macronista di Ensemble con 168 parlamentari e solo terza la destra, quota 143 seggi. La sconfitta a sorpresa della destra lepenista, che aveva primeggiato nel voto europeo e nel primo turno del voto anticipato voluto da Macron, è stata possibile grazie alle alleanze tra nemici e a un'affluenza al voto senza precedenti. Due anni fa i lepenisti avevano solo 7 parlamentari, nell'ultima legislatura 88, ora siamo a quota 143, eppur nella sconfitta hanno più rappresentanti di ogni altro partito, perché i macronisti e il Fronte Popolare sono coalizioni, ma non abbastanza per governare. Il voto dunque proietta la Francia verso una fase politica con tante incognite. Gabriel Attal, primo ministro, aveva rassegnato le dimissioni, respinte da Macron, il quale ha chiesto di restare per il momento al fine di assicurare stabilità al paese. Non poca cosa, visto che tra pochi giorni inizieranno i Giochi Olimpici di Parigi. Tra le strade percorribili per la governabilità, quella di una grande coalizione sinistra-destra che abbracci socialisti, centristi e repubblicani fuoriusciti, opzione possibile ma difficile da costruire. Qualunque governo emerga da possibili accordi di collaborazione, è improbabile che rimanga stabile a lungo. L'approvazione della legge di bilancio in autunno sarà primo potenziale momento critico. La Francia, ricordiamo, è sotto pressione per le richieste di tagliare il suo deficit dopo aver mancato gli obiettivi all'inizio dell'anno. Tra i numerosi punti su cui una coalizione tra sinistra, liberali e destra non troveranno mai un accordo, la politica fiscale è probabilmente in cima alla lista. Prego, Ruggin. Sì, volevo un attimo obiettare in merito a quanto era stato detto che la questione guerra possa aver influito nel voto francese, perché per lo stesso ragionamento, se i partiti pro-Ucraina dovessero essere stati bocciati da queste elezioni europee, la stessa cosa dovrebbe essere accaduta anche in Italia, dove invece Meloni è stata confermata con largo consenso, avendo una posizione filo-Ucraina e a favore anche dell'invio di armi in Ucraina. Nelle ultime ore, tra l'altro, abbiamo visto un altro ok anche da parte dell'Italia all'invio di armi all'Ucraina. E su questo ricordiamo che le elezioni europee, il Partito Popolare Europeo, di cui fa parte Forza Italia, è ancora il primo partito a livello europeo, dove von der Leyen, che si è candidata per questo partito, va verso una commissione bis governata da lei, e insieme ai socialisti, ai verdi e ai liberali avrà ancora una larga maggioranza. Quindi una maggioranza che, come ha detto von der Leyen stessa, deve essere pro-Ucraina e pro-diritti. Questi erano i due, diciamo, ingredienti vincolanti per creare questa maggioranza parlamentare al Parlamento europeo, che tutto sommato è la stessa di prima, che si è confermata anche nella prossima legislatura europea, che è uscita dalle ultime elezioni. Quindi tutto sommato partiti che a livello europeo, Forza Italia, che appunto fa parte del Partito Popolare Europeo, il Partito Democratico che fa parte dei socialisti, i Verdi, i liberali, eccetera eccetera, sono tutti partiti sostanzialmente pro-Ucraina, quindi a favore comunque di un sostegno alla resistenza ucraina, che ancora combatte contro un invasore, contro un criminale dal mio punto di vista, che negli ultimi giorni ha avuto anche la forza di bombardare un ospedale oncologico in pieno centro a Kiev. Io sono stato in Ucraina esattamente un anno fa durante la guerra e vi posso assicurare che vivere, andare a scuola, andare a lavorare, come ho visto gli ucraini, con le sirene che ogni 2 ore suonano nella città, non è una cosa bella, non è una cosa piacevole. Vivere con il terrore che ti possa cadere una bomba da un momento all'altro non è una cosa piacevole. Purtroppo in questo momento non c'è una via d'uscita, non c'è una mediazione, perché non ci può essere una via d'uscita finché
questa persona che ha deciso di occupare questo paese, l'abbiamo già visto nella storia, quando occupi un paese poi sai dove inizi, non sai dove finisci, non decide di ritirarsi presso i propri confini. Siccome l'ha già fatto con altri paesi nella storia, con la Georgia, con la Moldavia, se pensiamo anche alla Cecenia, anche quello che è stato fatto in Cecenia, cioè questa è una persona senza scrupoli, come l'ha già fatto, vuole il riconoscimento di 4 regioni occupate, non sono neanche del tutto occupate quelle che adesso sono parzialmente occupate l'Ucraina, è solo l'inizio, perché ha già minacciato la Polonia, ha già minacciato l'Estonia, ha già minacciato la Lituania. Difficile trovare un mediatore di fronte a una situazione internazionale di una persona che in maniera abusiva ha deciso di invadere un altro paese. Io sono per i due paesi, i due stati, i due popoli in Israele e Palestina, lo sono anche per l'Ucraina e per la Russia, quindi se siamo a favore del riconoscimento di Gaza e della Palestina, bisogna esserlo anche dell'indipendenza e della sovranità del popolo ucraino, per lo stesso motivo. Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio neanche che non c'è nessun motivo per fare la guerra, e questo dobbiamo andare avanti su questo, perché non possiamo soltanto dire ha ragione uno, ha ragione l'altro. Anche in questi casi compromessi, bisogna scendere a un compromesso e trovare la soluzione. Che non può essere la resa. Non me ne frega niente. Io guardi, scusami, se ti sparano a me dispiace. Quindi io guardo i morti e le soluzioni, se vogliono, le trovano da una parte e dall'altra. È questo che dobbiamo andare avanti a ripetere a tutti. Allora, perché se no, forte. Io non è una partita di calcio, io sto per il Milan, io sto per l'Inter o per la Juventus. Questi sono dei morti, decine, centinaia di migliaia di morti, e siamo a rischio di una terza guerra mondiale. Di conseguenza, facciamo capire ai nostri telespettatori che la strada per trovare la soluzione c'è. Ma Hitler non fu fermato. Bisogna l'intelligenza artificiale utilizzarla per arrivare a imparare a fare la pace e non le guerre. Le guerre non servono a nulla. Hitler è stato fermato. Non servono né per chi attacca, né per chi difende, né per chi aiuta, perché anche quelli che aiutano l'Ucraina hanno grossi vantaggi. Certo, però allora, personaggi come Hitler e Putin vanno fermati con la forza. Nessuno perché è criminali di guerra. In una guerra nessuno è innocente. Bene, andiamo avanti. La NATO, la guerra in Ucraina non deve finire. È il secondo contributo. Il processo di adesione dell'Ucraina è irreversibile, anche se la data dell'ingresso comunque resta un mistero. La Cina, con il suo sostegno alla Russia, è invece un pericolo per l'Europa e per la sicurezza. A Washington si è chiuso il vertice che ha celebrato i 75 anni dell'Alleanza Atlantica e i governi dei paesi aderenti hanno stabilito le contromisure per le minacce globali, compreso un inviato per il Medio Oriente e il Mediterraneo, il cosiddetto fianco sud. Sul piano militare è arrivato il via libera a nuovi aiuti per 40 miliardi di dollari a Kiev e alla consegna dei caccia F-16 tanto attesi, che saranno di stanza proprio in territorio ucraino. Sempre più armi dunque verso un sempre più probabile scontro diretto ufficiale. Con un accordo separato poi gli Stati Uniti hanno deciso di schierare in Germania dal 2026 i missili a lungo raggio, una minaccia diretta per la Russia, tanto che il portavoce del Cremlino Peskov parla di contromisure per contenere la NATO e l'ex presidente Medvedev auspica la fine dell'alleanza e dell'Ucraina. Ospite a Washington il presidente ucraino Zelensky, che ha invitato i membri della NATO a eliminare tutte le restrizioni sugli attacchi con le loro armi in territorio russo. Ma la giornata conclusiva del vertice è stato anche il momento dell'incontro del presidente americano Biden con i giornalisti e, malgrado le continue gaffe, ha confuso Zelensky con Putin, ad esempio, ha ribadito di essere il più qualificato per la presidenza americana. Intanto lo sfidante repubblicano Trump ha incontrato Viktor Orban, presidente ungherese e presidente di turno del semestre europeo, che nell'ultima settimana ha viaggiato incontrando Zelensky,
Putin, Xi Jinping. Tra le critiche degli alleati europei, con il presidente francese Macron che sottolinea che Orban non aveva mandato né dell'Unione Europea né tantomeno di Washington. Il premier ungherese, dopo l'incontro a Mar-a-Lago, ha parlato di missione di pace 5.0 ed è convinto che Trump risolverà tutto. Roberto Pavanello, a lei. Io parto da un presupposto, che tante guerre iniziano con delle falsità. Tutte. E finiscono con delle verità. No. Allora, noi tutti ci ricordiamo delle famose armi di distruzione di massa che Colin Powell sosteneva che fossero presenti in Iraq da Saddam Hussein. Non è mai stata trovata traccia. Allora, sono d'accordo con quanto detto poc'anzi, che in questo caso c'è un invasore e un paese invaso, ma io questa guerra qua la chiamerei col suo vero senso della parola. Non è una guerra Russia-Ucraina, è una guerra Russia-NATO in Ucraina. L'Unione Europea, la von der Leyen in primis, quante falsità ci hanno raccontato in questi anni. Putin è pieno di malattie, i russi stanno smontando i frigoriferi per trovare i termoconvettori da mettere sui carri armati, arrivano i missili Stinger, come cambia la guerra. Quante falsità ci hanno raccontato? La stessa von der Leyen in primis, sono parole sue, non sono parole mie, che io riporto testualmente. Allora io dico, gli Stati Uniti hanno inventato la guerra smart working, ok? Europa va in guerra e noi stiamo a casa nostra. Adesso mandiamo gli F-16, chi li pilota gli F-16? Che non c'è più neanche un ucraino in Ucraina, non c'è più nulla, stanno reclutando i ragazzini a casa e le madri si oppongono perché vengano reclutati. Io personalmente, anche a livello dell'associazione che rappresento, siamo convinti che non servano le armi, ma bensì i negoziati. Qua non so chi, non so come, non so dove, bisogna andare a parlare con Putin, perché hanno preso questo signorino, con tutto rispetto per Zelensky, ex comico, lo sappiamo tutti, lo hanno convinto di chissà che cosa, e la NATO, per il concetto di NATO, per me non vuol dire missili, armi nucleari. Ricordiamoci che il signor Putin, con le sue 95 malattie, ha 6.000 testate nucleari. Ma cosa vogliamo pretendere? Di andare là e sconfiggerlo? No, signori miei, cioè qua ci stanno raccontando un sacco di fesserie dall'inizio alla fine, ok? E se vi ricordiamo, un paio di giorni fa Repubblica pubblica in prima pagina missili sui bambini. Benissimo, perfetto. E quanti missili sono caduti su Gaza? Nessuno ne ha parlato. Questa è l'opinione pubblica che abbiamo. Io credo che le fonti di informazione, non voi direttamente, per carità, per l'amor di Dio, abbiano il dovere di far vedere, di dire le cose come stanno. Poi magari, se volete, parliamo anche di Gaza, l'argomento è un altro, però di questa cosa non se ne vede la fine. Le guerre nascono semplicemente per il fatto che devono essere durature. Io vi ricordo che le prime 5 industrie di armamenti, 4 sono americane, la quinta britannica. E la Meloni, quando parte con i suoi bellissimi tailleur, non fa altro che andare a prendere ordini, ma neanche da Biden, perché Biden ormai probabilmente non sa più nemmeno quello che dice, va a prendere ordini dalle ditte di armamenti insieme col suo ministro della difesa, fedele Scudiero, vanno a prendere ordini da questi. Certo. Questa è la nostra linea di pensiero. Purtroppo qua non si vede la via d'uscita, la Meloni non fa altro che recitare gli ordini che riceve telefonicamente da Washington, perché è così. La Meloni ha le mani sporche di sangue, perché non ha detto una parola, che sia una, su quello che sta capitando in Palestina. Ci sono delle immagini che vengono pubblicate dalle reti chiamate Ion Palestine, che uno che le guarda, io le vedo e vi posso garantire che non si dorme la notte. Perché il TG1, il TG5 e compagnia cantante non fanno vedere un decimo di queste immagini e ci raccontano che i russi smontano i frigoriferi perché finiscono i carri armati? A chi giova? Certamente non a quelli che producono le armi, perché io devo criminalizzare il mio futuro nemico e dopo naturalmente ho tutte le giustificazioni per fare tutto quello che faccio. Non solo, ma devo calcare la mano e la stessa cosa viene dall'altra parte e qui si va all'infinito. Ma io mi domando, e lo dico ai telespettatori, il signor Macron ha detto prendiamo l'esercito francese e andiamo in Ucraina.
Ma se il signor Putin gli girasse un attimo e mandasse una bomba atomica sulla Torre Eiffel, cosa succederebbe? Che la Francia è morta? Non so se mi spiego, ma questo è deficiente? Solo a proclamarlo, perché se lo proclama e non lo fa, vuol dire che è inattendibile. Qualsiasi cosa dica, positiva o negativa, non è più credibile. E Macron non è più credibile. Seconda cosa, mette a rischio la Francia? Se lo fa veramente, perché devo essere coerente, ma questo è scemo. Questo non è un politico, è un ragazzino che l'hanno messo là. Ed è la stessa cosa. Questa è la democrazia del terzo millennio. Abbiamo un presidente americano che non riesce neanche a distinguere chi ha davanti. Crede che sia negro piuttosto che sia una persona che non lo so. Dice delle cose assurde e comanda. Il precedente presidente, che era Trump, se n'è andato dalla Casa Bianca portandosi la valigetta della bomba atomica, l'hanno rincorso per mezza America e l'FBI e l'ha portata via. Non so se mi spiego. Noi queste cose, siccome non si sanno, non si divulgano, quindi non ci sono. E invece stiamo rischiando veramente. Macron deve smetterla, come la von der Leyen, deve smetterla. Perché la von der Leyen si proclama di una certa linea politica, poi stranamente fa esattamente il contrario. E questo, naturalmente, questo è il rischio. Alberto Ruggin, a lei un commento su questa guerra, se ha qualche senso ed eventualmente come se ne potrebbe uscire. Allora, premesso che io preferirò sempre la peggiore democrazia che la miglior o la peggiore dittatura, nel senso che in Ucraina c'è comunque un Zelensky eletto, dove l'opposizione sta in Parlamento, Macron è stato democraticamente eletto, Biden è stato democraticamente eletto, Trump è stato democraticamente eletto, Vladimir Putin, nel migliore dei casi, gli oppositori politici o stanno in qualche carcere in Siberia, oppure, come sappiamo, Navalny, abbiamo visto la fine che ha fatto. Quindi, per onestà intellettuale, ci possiamo permettere di dire anche tante cose belle, non belle, vere, non vere, stupidaggini, non stupidaggini, perché siamo in un bello studio televisivo dell'Occidente, perché se certe cose le dicessimo da qualche altra parte, forse dopo la trasmissione qualcuno ci aspetterebbe fuori. Quindi la libertà anche che abbiamo in questa trasmissione di dire differenti pensieri è perché c'è comunque una democrazia che ci tutela. Se invece posso rispondere, mi scusi, un po' quello che ci pensa, scusi, le posso rispondere. Le posso rispondere che le cose che lei dice in questo momento non sono esatte. Beh, siamo qua perché, a confrontarci, l'ho lasciato parlare. Scusa, la finisco, così glielo spiego, così lei sa qualcosa di più. Perché noi siamo perseguitati per fare queste trasmissioni, sa? Guardi, non si preoccupi, noi abbiamo avuto la Guardia di Finanza che ha cercato fin sotto il letto dappertutto. Ci ha rotto i coglioni per 20 anni. Non è riuscito a trovare un cazzo. Lo dico a tutti i telespettatori. Questo recentemente, l'anno scorso, ci hanno danneggiato per milioni di euro facendo così. Quindi, se lei è libero di parlare, ringrazi questa emittente. Vada avanti, prego. Io non sto parlando di questa emittente. No, io sto parlando perché lei parla di democrazia. Questa non è democrazia. Questa è una democrazia. Perché, come è stato fatto nell'Europa, presento chi voglio io, se vuoi scegliere il menù te lo faccio io e non lo scegli tu, e tu al massimo ci metti una crocetta. Ma infatti lei dopo la lascio parlare. La gente è stanca di questo tipo di politica. La politica deve essere aperta a tutti, va bene? Allora io poi posso scegliere, ma non posso mettere due stupidi, tipo in America, è un pessimo esempio per la democrazia, Joe Biden e Trump. Sono una cosa orribile, di 360 milioni di abitanti, possibile che non ce ne siano altri due? Questo che mi domando. Su questo siamo d'accordo. Siamo a rischio atomico. Su questo siamo d'accordissimo e spero Trump anche che le classi dirigenti Non sa nemmeno quello che sta facendo e sta decidendo la sorte del pianeta.
Ecco, così abbiamo dato una dimensione di questa democrazia. Allora, questo... democrazia è giusto che sia elettiva, ma evidentemente non ci mettono in condizione di essere buoni elettori, perché ci condizionano. Prego. Su questo, guardi, io le do ragione. Grazie. E anzi, penso, spero che il Partito Democratico, perché Trump non credo che sia nelle condizioni di mollare, possa rivedere il candidato Biden. Però è anche vero che ci piaccia o no, nonostante io penso come lei che Biden e Trump siano due pessimi candidati in questo momento della storia, le ultime elezioni americane, i due candidati più anziani della storia degli Stati Uniti hanno visto l'affluenza democratica degli Stati Uniti più alta della storia degli Stati Uniti degli ultimi vent'anni. Quindi ci sono dei paradossi, cioè alla fine è come prima lo dicevamo di Macron, che appunto contro l'estrema destra è stato il record di affluenza alle urne in Francia. Detto questo, la guerra... Ma posso interrompere un attimo? Se ci sono due partite, Padova contro Vicenza, non ci va nessuno. Se lei fa due partite, Milan contro la Juventus, riempirà lo stadio. È la stessa cosa dell'affluenza in America. Fomentiamo, e difatti la campagna elettorale di questi due signori è miliardi di dollari. Se le dessero all'Africa... Biden lo stanno un po' lasciando i finanziatori, comunque vedremo. Ma parliamo di un passato certo. Detto questo, comunque, sulle guerre io vedo che per tutta una serie di motivazioni, mentre il contesto medio orientale nel giro, io spero, di qualche ora, di qualche giorno, di qualche settimana, ci sarà un accordo, perché c'è l'interesse da più parti, dall'Egitto, dagli Emirati, dall'Arabia Saudita, di trovare un accordo, e quello che si sta delineando giornalisticamente in queste ultime ore sembrerebbe anche un buon accordo, quindi Stati Uniti, diciamo, in parte, ma soprattutto Israele esce da Gaza, gestita appunto dall'Arabia Saudita, Gaza torna ad avere un'autonomia governativa senza Hamas, con una guida moderata, eccetera eccetera. Quindi quello è un quadro, ma perché sono due contesti completamente diversi. Purtroppo sulla questione Russia-Ucraina io non credo che ci sia una soluzione facile, anche nella migliore delle ipotesi che qualcuno si augura, cioè la vittoria di Trump. Quello che potrebbe capitare è uno status de facto, che è quello che accade in Georgia, che nominavo prima, dal 2008, dove le regioni attualmente in parte occupate dalla Russia restano occupate, la situazione resta ferma, non c'è un accordo. In Georgia in questo momento ci sono due regioni occupate, come in Moldova c'è la Transnistria che è occupata, è uno status de facto, cioè io militarmente ti occupo, ti blocco quindi la politica estera, ti blocco la possibilità di entrare nell'Unione Europea, ti blocco la possibilità di andare alla NATO, e quindi di fatto tu non vai da nessuna parte. Questa è la situazione che da due anni di fatto è in stallo, perché se guardiamo agli obiettivi di Putin era quello comunque di mettere un suo governo, un governo diciamo filorusso, a Kiev nell'arco di poche settimane con la forza militare. Tutta questa forza militare, a parte atomica e nucleare che nessuno mette in discussione, della Federazione Russa, sul campo non hanno così tanti militari da poter occupare un paese grandissimo, perché è il più grande geograficamente come l'Ucraina, e rischiano di impantanarsi come l'Afghanistan, sia che è stato per i russi e che per gli Stati Uniti. Quindi l'unica cosa possibile che io vedo in questo momento, se non c'è diciamo una forte resistenza ucraina, è un blocco di tutto lo status quo, e quindi, come c'è già in Georgia e in Moldava, uno status de facto dove nessuno vince, perché comunque a Kiev i russi non arriveranno, ma allo stesso tempo le parti già occupate militarmente, che sono più o meno quelle che avevano già occupato due anni fa, restano occupate e basta. Molto triste, ma non ha vinto né uno né l'altro. Questa è una risposta molto pragmatica e razionale, che non è né da parte né dall'altra. Credo che tutti siamo d'accordo con lei in questo senso. Bene, grazie del vostro contributo. Non ci fermeremo qui, perché naturalmente la guerra non finisce quando diciamo noi, ma finisce quando c'è l'opportunità per quelli che guadagnano un sacco di soldi. E ci ritroveremo in questo senso, perché è importante che se ne parli, il parlarne, anche se naturalmente la nostra non è un'emittente che copre tutta l'Italia, lo faremo prossimamente, perché apparteniamo a un network nazionale, di conseguenza faremo delle trasmissioni di questo genere a livello nazionale nel prossimo palinsesto. Grazie del vostro intervento.
Grazie, grazie ad Alberto Ruggina per essere stato con noi, grazie, grazie a Roberto Pavanello di questa associazione Schierarsi che si è appena appunto costituita qua, qua in Veneto. Grazie per essere stati con noi, adesso andiamo brevemente in pubblicità e poi torniamo con la rubrica del Memento che questa sera è dedicata alla questione dell'autonomia. A tra poco.